cosa simile, io non si trova più un programma radio interessante, non c'è proprio più niente, niente di divertente. Mi piace questo sound. Mother, father, gentle X. Mr. Wild Wild X presenta un programma per gli ex condotto da X, con un bel po' di mix hip hop al 100%. Ma mother, father, gente ex. Però mi piace questo Mr. X in particolare. Ed eccoci ritornati con la Marga, che è tornata alla conduzione dopo avermi lasciato, l'ho abbandonato a me stesso nell'ultima puntata. Sì, la vita da mamma frenetica non mi ha dato tempo la settimana scorsa, mi scuso con tutti voi. Vabbè, succede, insomma, ci abbiamo un pochino di cazzi nel culo, un pochino tutti nell'ultimo periodo, è un momento un po' così. Ma comunque, bentornati a tutti nella nuovissima puntata di Gentelex, dove peraltro noi abbiamo fatto un mega sondaggione in questi giorni. I nostri social, tra l'altro vi ricordiamo di seguire la pagina di Instagram, sì. Gentelex. Sì, ma soprattutto interagite, perché poi mi fate incazzare, voi sapete che succede quando mi incazzo, vero? Allora, mi è sorta una curiosità, perché io si sa che ho sempre qualche cosa che mi fronzola per la testa. Sì. E ho chiesto a voi follower se secondo voi è giusto o no ogni tanto dare una sbirciatina al cellulare del proprio partner. E poi, allora, io non ho votato io, perché praticamente io penso che tanto se te deve succedere, succede, nel senso, se uno vuol fare qualcosa non va tranquillo, non hai il telefono, il problema. Però penso anche che non sarebbe normale lasciarlo libero alla mercè? Cioè, io ho sempre fatto così. Quando sostavo con qualcuno, lo lascio, guarda qua, che cazzo me ne frega a me, tanto non... lo so. Ecco, però... qui avete una, dopo vi racconto un aneddoto mio, una delle mie. Dice io Vegas non ascoltare la puntata. Comunque, no, allora, io sono del tuo parere, nel senso che se non ci sono... Cioè, anch'io non ho problemi a lasciare il mio telefono. Infatti, capito. E il problema è quando noti che... c'è il problema a lasciarlo, perché anche a me è successo così di recente, guarda caso, io c'avevo la password, potevo entrare, però da un momento all'altro non sono potuto, me lo devi chiedere perché non va bene. Allora, altri cazzi c'aveva la signorina. Ci sono, secondo me, tante teorie, perché dipende sempre un po' in base alla relazione. Adesso ovviamente si parla di relazioni stabili, insomma. Cioè, ci sono quelli che dicono: ma scusa, è questione di privacy, è una cosa mia. Ma porca puttana, cacchiamo nello stesso cesso. Oh, che bello che gli ho attaccato l'exismo. Ci annusiamo le scuregge. No, vabbè, questo non è No, vabbè, però davvero. Per dire, questo porca miseria, che cazzo di privacy vuoi avere nel telefono, infatti, porca puttana. Vero, cioè, a me quelli dicono così, a me non torna. Certo. Comunque, no, non è chiaro. Allora, ascoltiamo un pezzo che ho messo, visto che è arrivata l'estate, mettiamo anche qualche brano un po' così. Vai, sbarazzino, è The Specia della Rosalia. Oh, vai. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames, que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami. Que Dios me libre de volver.
Allora, eccoci qua dopo questa simpatica canzoncina Baby, estiva. Non me llame che io sto occupando. Non mi devi olvidando tu fucking male. Che lei dice, oh bello, io non mi chiamare perché io sono occupata a dimenticare i tuoi mali, le tue corna. Quindi non mi rompere i coglioni, mi non mi cercare. Devi cagare. Ah, se sentite i miagoli e la mia gattina che vuole partecipare anche lei al programma. Eccola. Allora, che si diceva? Ecco. Si diceva di tenere il telefono in prossimità del soggetto, della soggetta in questione, se non c'è niente di male, no? Allora, c'è da dire, come dicevo prima, cioè quando una relazione seria in cui vivi sotto lo stesso tetto, non, sì. A me sembra una cazzata tirar fuori la scusa e dire è privacy. Sì, è vero, è vero. Cioè, e la privacy è condivisa, occhio a tu sbarbi di nosa. E poi c'è anche da dire che allora, io ne ho parlato di questa cosa con il mio psicologo. Sì. Salutiamo lo psicologo. Salutiamo ciao, il nostro fan, il mio grande amore. Potrebbe comunque diventare un nostro sponsor, sì, magari. E lui se ne parlava di sta cosa del fatto della fiducia. E lui però mi ha detto una cosa saggia. Sì. Mi disse: guarda, tanto anche se vuoi sapere tutto, non potrai mai avere la certezza di sapere veramente come sono le cose. Quello è un po' cose, come ti ho detto anche io, perché tanto alla fine sì, può essere capito. Sì e no, ma tanto se deve succedere, tocca palle. Succede. Però è, secondo me è una prova da sì, fare ogni tanto per sì, vedere però cosa c'è dietro, capito? La reazione, tipo, se qualcuno ha qualche dubbio. Del tipo se ritrovi lo stesso messaggio che avevi letto e poi è stato cancellato? Tipo, sì. Esatto. E in merito a questo simpatico aneddoto, adesso ci ascoltiamo Kanye West con Welcome to the Heartbreak. Benvenuti nel cuore rotto.
Questo era Kanye West con Welcome to the Heartbreak. È un album particolarmente interessante perché lui ha sempre spaziato un attimino sui generi, sull'hip hop. Lui è nato con le campionature, i sample, per poi essere uno dei primi a usare l'autotune con questo hip hop rap sperimentale. Comunque sia, a me è garbato, non tantissimo, però è stata una cosa ganza, ecco, da sentire. Ma insomma, noi stavamo leggendo un po' i risultati. I risultati del sondaggio che sono cambiati proprio nell'ultimo minuto. 50-50, eh. Però anche la prossima, siccome l'abbiamo messo oggi, secondo me qualcun altro voterà. Comunque, sì, ad ora, prima c'era maggioranza che ha votato no, non sì, va bene. Esatto. Adesso invece siamo arrivati 50-50. E poi io vi vedo, io vedo chi scrive sì, chi scrive no. Cari furbacchioni. E sono molto sorpresa da chi ha messo no. Davvero, comunque, no, certi cazzo, sì. Però vedere, va bene, non importa, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, allora 50-50. Mm. E ovviamente chi mette sì, tutte donne. Adora, chi mette no invece sono tutti uomini. Chi ha detto no sono tutti uomini. Ma guarda, no, uomini e anche donne, c'è da dire. Okay, allora, ragazzi, che vi devo dire? Io penso che ognuno sa il fatto suo. Sì. Io sì, non ho problemi a fare, a controllare. Ah, cioè, a controllare il telefono quando allora, lui è disgamo. Tipo, no, ragazzi, che avete di fronte? Cioè, qui c'è la Marghe, io, che sono riuscita nel sonno a prendere il dito del mio partner e metterlo nell'impronta del mio per sbloccargli il telefono. Gli ho provato tutte le dita. E se c'aveva l'iride? Però lo stronzo, c'ha un dito. Ha messo un dito che non è quello comune che mettono tutti in impronta. No. E io però che osservo tutto, tipo quando sta sbloccando il telefono con la password, che io ho gli occhi che girano, tipo fanno il giro. Allora, io sono dell'idea, anche per certi miei trascorsi, comunque, certo, giustamente. Che poi diciamo che è anche per è quello, se no uno. Ok. Certo. Ogni tanto, random, così una controllatina. La controllatina. E poi comunque finisce sempre tutto bene. Però c'è stata la volta che la controllatina è anche andata a finire male. Sì. Quindi, ragazzi, fidarsi è bene, non fidarsi è sempre meglio. Questo è un po' una regola che vale un attimino in tutto nella vita. Incertezze che ci sono, come lavori, come perché qualsiasi cosa, perché non tu lo sa mai. Ascolta, devi pensare bene a te, si diceva anche prima, quando si guardano quei video su YouTube in cui fanno scambiare i cellulari alle coppie, madonna, mi fanno morire. Alla fine, ragazzi, qualcosa, partano tutti convinti, però qualcosa salta fuori. Sì, sì, sì. Allora, quindi, ragazzi, tenete le manine a posto e cazzo nelle mutande, via, capito. Te lo dico chiaro e tondo. Ma insomma, ora mi hai portato un'altra canzone che in playlist. Canzone è? Che non te la ricordi? Non la vedo, non la Simple vedo. Simple Plan. Questo pezzo, ragazzi, è la nostra adolescenza. Vai. Sì, sì, vai. Allora, ovvio. Simple Plan con, come si chiama? Welcome to my life. Yeah. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room? Turned up so loud that no one hears you screaming. No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me. To be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to be like
ma che bel sound, proprio un Simple Plan. E insomma, insomma. Che si dice, ragazzi? Si dice. Voi fateci sapere, voi mettete le mani nel telefono del vostro, della vostra partner. Noi vogliamo sapere quali sono gli aneddoti che usate. Cioè, andate cattivi e dite, oh, dammi, voglio vedere il telefono. Così a random, senza preavvisi. Oppure siete quelli che, tossici come me, che vanno che cercano un modo. Oppure, o vanno, provano 100 tentativi. Vanno aspetta, ma c'è anche di peggio. C'è chi installa un'applicazione per leggere i messaggi del proprio te. Io ho aperto un mondo, aiuto! Scusate, io adesso devo parlare un attimo. Le ho aperto un mondo. Sì, esiste questa applicazione che è a pagamento, ovviamente, però se ti becca la persona in questione sono cazzi, perché lì veramente rischi una denuncia. Okay. Dove praticamente te scarichi, la devi scaricare sul telefono della vittima. Okay. E da lì verrà collegato al tuo telefono e te praticamente avrai accesso a tutto, tutto, email, messaggi, WhatsApp, Facebook, Instagram, tutto, 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 sempre, anche gli spostamenti. Anche gli spostamati, se lui ti dice vado a comprare sigarette, invece va a puttane, lo puoi vedere. Porca miseria. Vabbè, oddio, l'estate sul microfono. Questa è bella. Bene, e io vi lasciamo, appunto, siccome la puntata è finita anche a questo giro, ecco. Vi lasciamo con questo simpatico aneddoto. Poi magari se scaricate l'applicazione ce lo fate sapere, ci fate sapere un attimino cosa succede. E detto questo, Terza Guerra Mondiale, vi salutiamo con un pezzo che è una cover della canzone di Stevie Wonder, Part Time Lovers. Bye, Far ciao. City in Rage, alla prossima. Far City Range, let's go. She's on the phone. She craves my touch when you're not home. She belongs to you, but I'm her part-time lover. When she's with you, she's texting me. Every chance she gets, she's sexing me. She belongs to you, but I'm her part-time lover. Crisis. I love them black, Puerto Rican, a Laguna man. Part-time lover, part-time hooligan. Smooth operator, smoother than smooth, with the smooth chocolate gators. So I rock a girl's world, rockin' never chase her. I'm the other boyfriend, when she with her boyfriend, she bored like a skater. Fall City hip-hop group, red drop top coupe. She call me Dr. Knock Boots, every time we knock boots. Knock, knock, who's there? It's boyfriend number two, the rich guy that you gave your number to, boo. True. Part-time lover, fly fresh boy, female-aholic, undercover when sex toy. She's on the phone, she craves my touch when you're not home. She belongs to you, but I'm her part-time lover. When she's with you, she's texting me. Every chance she gets, she's sexing me. She belongs to you, but I'm her part-time lover. I make a spot rain, he make it whack. Drizzle, he don't know jack. Simple, she like a hair pull, just a little. Her neckline and earlobe nibbled. Have her up late night like Kimmel. Her guy feels that she don't flirt. For me, her hair done in high heels, short skirts. He treat her like a jerk. So when her man at work, she looking for the kid like an Amber Alert. Show when you're asleep, she's on the phone. She craves my touch when you're not home. She belongs to you. But I'm her part-time lover. No, she's with you, she's texting me. Every chance she gets, she's sexing me. She belongs to you, but I'm her part-time lover. Here come the brand new flavor for your ear. Come here, girl, let me whisper in your ear. All pro fly boy of the year. Make it rain, throwing paper in the air. Your girl love when I slap her on a rayer. Gucci high tops make your girlfriend stay here. She my PYT, I'm a part-time lover. The undercover lover who loves her under the covers. When you're asleep, she's on the phone. She craves my touch when you're not home. She belongs to you. I'm her part-time lover. She's with you, she's texting me. Every chance she gets, she's sexing me. She belongs to you, but I'm her part-time lover. When you're asleep, she's on the phone. She craves my touch when you're not home. She belongs to you, but I'm her part-time lover.
with